testimonianza di una delle veggenti, Mishka. Vitska Ivankovic è una dei sei veggenti di Medjugorje. Il primo giorno delle apparizioni aveva 16 anni. È una dei tre veggenti che da allora vede ogni giorno la Madonna. Oggi ha 46 anni, è sposata e ha due figli. Abita vicino a Medjugorje, ma torna in questa, che è la casa della sua infanzia, per incontrare i pellegrini. Siamo a Biakovici, nella casa storica di Viska. E questa stanza è la stanza dove per tanti anni all'inizio tu hai fatto anche l'apparizione della Madonna. Vero, vero, proprio qui dove c'è quello croce. Quando è apparsa la Madonna, il primo anno, no? Ora siamo vicini alla data storica. Qual è il tuo ricordo? La Madonna è venuta improvvisamente e ci ha detto adesso andate con me. È proprio stato un viaggio che non c'è parole. Io spiego, ma parlo così, ma mancano sempre parole Parole perché lo per... sì, per spiegare Ti tutto ricordi quello. ancora la prima volta che hai visto la Madonna? Sì, prima volta mi ricordo benissimo perché sono andate Mirjana e Ivanka con Milka, sorella di Sorella di Maria, Maria. prendere pecore da un bosco vicino a ragazzi di Suor Elvira. E dopo, sai, io, quando sorella già detto, e sono andata a cercare e visto che dicano, Visca, vieni, vieni così veloce. Io penso qualche animale o Qualcosa così, di sai, strano. certo. E sono arrivata vicino, che lei già ha detto a me, ma Visca, c'è la Madonna. Sono lasciata subito scarpe, si è messa dietro Ti e sei dico, spaventata? sì, ma io ho detto, ma c'è sicuro qualcosa che loro che non va. Possibile che la Madonna Però viene. tu non Sai, l'avevi per ancora me è vista quando stata, te io l'hanno non ho visto. E sono ritornata dietro. E passa Ivan, nostro detto. Sì. veggente. Io dico, Ivane, loro parlano che vedono la Madonna. Un momento, fino a che avviciniamo loro, io giro la testa, non c'è Ivan. Ivan già ha visto la Ha Madonna, ma è avuto scappato. paura. Ha avuto paura, ma è scappato con un bosco, è ritornato a casa. E io sono rimasta. E dopo qualche momento la mia testa si è alzata da sola, proprio quello posto dove è la Madonna. Per me è stata una cosa grande. Perché mai, mai suonato la Madonna, hanno immaginato questo. E lei ha anche fatto con mano che possiamo venire vicino, ma prima sera tutti siamo scappati a casa. Certo, Tu la Madonna la vedi come stai parlando con Paolo Brosio, cioè in carne ed ossa? ma guarda, e ogni volta, e quando è nostro compleanno, la Madonna saluta noi e dà mano, braccio, ma proprio si sente come persona viva, ecco, senti, senti come nostre qui, Che è proprio carne e che ossa. piange, proprio carne e ossa, non statua, ma persona, Anche anche temperatura, quello, cioè calore. temperatura, tutto è vero. Che tu fai la preghiera per i malati, quindi hai a che fare con la sofferenza umana, no? Tu hai offerto una grande sofferenza alla Madonna, Ma ma poco, lei te l'ha non chiesto. tanto, Lei ti ha chiesto ma questo. qualche volta sì. Tu hai avuto questa sofferenza, cioè dolori fisici. Ma per me è stata una gioia. Dolori, per esempio, di Sì, emicrania alla sì, testa. testa, testa, Dolori ecco alla testa, così. erano Testa che molto va in forti. coma, giro, non svegli tutto il giorno, così, sai, sono stati doni. Come ricompensa per le sofferenze che ha accettato di patire, Vitska ha ricevuto un dono. La Madonna le avrebbe dettato tutta la sua vita. Per la prima volta la veggente ha deciso di parlare di questo fatto eccezionale. La Madonna ha già detto adesso cominciamo, Visca, prendi quei libri, penna e cominci a scrivere tutta la mia vita. E così è scritto tre quaderni, belli grandi, che la Madonna è proprio nata e fino a che è portata in cielo. E anche Così. quando ha conosciuto San Sì, Giuseppe. certo, tutto. E poi dopo la morte di Gesù, anche il periodo successivo. Tutto. Tutto. Sai, c'è proprio tutta la Cioè, vita è una completamente, cosa ma è bella meravigliosa. veramente. Solo adesso aspetto il suo permesso quando la Madonna Certo. dà, si fa a pubblicarci. Tutto è pronto. Al terzo segreto è anche collegata una profezia che pochissimi conoscono. Protagonista di questa profezia è Ivo Juricic, cognato della veggente Vitska. Quando era un ragazzo, a Ivo è stata amputata la gamba a causa di un tumore osseo
e gli è stato applicato un arto artificiale. Nei primi anni delle apparizioni, la Madonna avrebbe detto alla veggente Witzka che dopo la realizzazione del terzo segreto, a Ivo accadrà un miracolo che non ha precedenti nella storia.